Professore Sara Cioppa, una giornata importante, quella che si appresta per i ragazzi. Educare all'ambiente significa educare i ragazzi ad un futuro migliore. Sicuramente, ed è una tematica molto sentita, non solo da me personalmente, infatti sono sempre artefice di tutte queste iniziative, ma dai ragazzi stessi che sono fortemente interessati a questa tematica e hanno preso pienamente, piena consapevolezza che il benessere attuale sicuramente servirà per il benessere futuro. Noi cerchiamo di indirizzarli verso l'acquisizione di questi comportamenti coerenti e corretti, e molti di loro nel futuro ci rendono atto di questo. Ho esperienza di ragazzi che ormai sono degli adulti e che continuano ad avere veramente una piena consapevolezza di tutto questo e ad esercitarla questa consapevolezza. Questa è la cosa più importante. Altra cosa importante è che molto spesso si rendono protagonisti i ragazzi anche nelle proprie famiglie, quindi è un discorso che si allarga a macchia d'olio, non rimane fermo al bambino della classe al quale abbiamo fatto la lezioncina o col quale abbiamo vissuto l'esperienza. Il bambino poi trasporta questa sua esperienza nel suo vissuto, nel suo mondo. Per cui speriamo veramente che tutto ciò possa aiutarci a avere un mondo migliore sempre e un futuro migliore per tutti quanti. Sicuramente questo è il momento culminante, ma i ragazzi, i bambini sono stati preparati attraverso un percorso. Qual è stato? Sì. Sicuramente il percorso didattico ci sta, quindi innanzitutto la conoscenza del verde e degli effetti positivi che ha su noi stessi. Infatti loro hanno preparato una bellissima relazione, per me bellissima, e spero che lo sia altrettanto per chi li ascolta. Sui vantaggi del verde per quanto riguarda l'uomo, per la fotosintesi in particolare, ma anche per il recupero delle risorse future, quindi per uno sviluppo sostenibile, ma anche un benessere spirituale, perché ovviamente osservare un ambiente bello, pulito, verde, fiorito è sicuramente un benessere dello spirito, un massaggino dell'ego che ci aiuta ad affrontare la vita, che non sempre è facile, ma sicuramente questo ci aiuta. Sicuramente alla scuola viene chiesto di più oggi, non solo trasmettere nozioni che pure sono importanti, ma sicuramente è più importante educare i bambini ad essere cittadini attivi, cittadini consapevoli. Certo, questo concetto di cittadinanza attiva è, diciamo, a fondamento dell'attività della nostra scuola, un po' di tutte le scuole, ma della nostra scuola in particolare, tant'è vero che è ormai da parecchi anni che ci occupiamo di sensibilizzare attraverso una serie di proposte progettuali specifiche, mirate, collegate al territorio in un'ottica di service learning, cioè di apportare alla comunità in cui la scuola è inserita un servizio. Ecco, questa iniziativa della proposta Cida Rotary è un'iniziativa bellissima che si colloca proprio in una direzione di service learning, cioè la scuola si preoccupa di sensibilizzare su una tematica, un argomento così importante e fondamentale per il benessere della collettività locale, ma non solo, ma con finalità educative molto più ambiziose, molto più vaste. Io poi personalmente, come dirigente, credo molto in questo tipo di iniziative rivolte a sensibilizzare i bambini, perché i bambini hanno un grande potere educativo. Il potere educativo che deriva dal fatto che non hanno molte sovrastrutture come noi adulti, e quindi attraverso il loro lavoro, la loro sensibilizzazione, c'è la possibilità veramente di cambiare qualcosa. Oggi il dirigente scolastico si impegnerà insieme agli alunni del Tomasone ad essere garanti di questi 31 alberi piantati grazie a Rotary. Ecco, fattivamente come si attiverà l'istituto? Allora, l'istituto si attiverà attraverso, a parte questo affidamento a un gruppo specifico di alunni o a una classe specifica di un albero, all'interno di ogni gruppo classe ci sarà un'organizzazione tale per cui verrà monitorato la crescita momento per momento,
momento no, insomma, nel tempo periodicamente verrà monitorata la crescita, l'andamento della crescita di questo albero attraverso una serie di attività collocate all'interno di un percorso didattico scolastico. 31 alberi donati dal Rotary per la città di Lucera, sicuramente un servizio importante quello del Rotary che insieme a Rotaract e all'Interact comunque danno dei servizi non solo alla cittadinanza ma soprattutto ai giovani, perché educare i giovani è molto importante. Sì, esatto. Io sono la presidentessa del Rotary Club di Lucera e diciamo, noi ci affacciamo più ai giovani dall'età dei 18 ai 30 anni. Con loro stiamo cercando diciamo, di instaurare dei rapporti proprio per sensibilizzare la cittadinanza, per sensibilizzare comunque i giovani. Quindi c'è bisogno di avvicinarci ai giovani e cercare il più possibile di avvicinarli a questo mondo. Noi ci occupiamo di volontariato, di beneficenza, abbiamo già svolto alcune attività durante quest'anno che terminerà poi a giugno, quindi avremo tante novità. Sicuramente tanti service quelli da fare, ma ci puoi dare qualche anticipazione sui prossimi? Merito agli eventi futuri, andremo ad organizzare l'11 novembre il corso di BLSD aperto ovviamente a tutta la cittadinanza. Inoltre verso dicembre organizzeremo una festa, un evento, la festa degli auguri, per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Inoltre ci sarà una giornata di raccolta di abiti usati, quindi invito tutta la cittadinanza a seguire la nostra pagina Facebook Rotary Club di Lucera per avere tutte le informazioni. E inoltre andremo poi, come tutti gli anni, a donare dei giochi e a giocare con i bambini della casa famiglia. Questo è quanto fino a dicembre, poi ci aggiorneremo per i prossimi eventi. Simone Conte dell'Interact per quanto riguarda le scuole superiori, un progetto che coinvolge appunto le scuole, 31 alberi donati per far sì non solo che il verde pubblico sia più nutrito, ma sicuramente per insegnare ai ragazzi ad essere cittadini attivi. Sì, allora questo progetto che abbiamo condiviso apertamente con Orfina, la presidentessa del club del Rotary, ma anche con la presidentessa Simona Calabria del club del Rotaract, è stato molto ben visto da noi ragazzi dell'Interact, appunto perché noi molto spesso diciamo, siamo visti solo come dei ragazzi che non pensano alla natura, diciamo, anche al bene fisico che degli alberi tramite diciamo, tutto il processo scientifico possono dare, quindi diciamo, come dire, diciamo a un benessere cittadino, anche solo alla vista di una piazza curata e quindi diciamo bella proprio esteticamente, diciamo in termini molto spiccioli, quindi questa cosa è stata molto apprezzata, ripeto, dai ragazzi che diciamo hanno partecipato volentieri a questo progetto senza creare diciamo un'opposizione, perché appunto è un progetto molto bello. Come ci si sente ad essere un ragazzo che educa gli altri ragazzi? Allora, prima di tutto sono molto emozionato e soprattutto entusiasta di ciò, perché come dire, essere un punto di riferimento, un esempio è qualcosa molto bella e soprattutto anche molto che richiede delle responsabilità, appunto. Quindi sì, molto emozionato soprattutto. Anche Sara Dotoli è presidente dell'Interact, però dei più giovani. Un progetto importante che non solo abbellisce la piazza antistante la biblioteca comunale, ma che arricchisce il verde pubblico. Sì, è un'iniziativa che abbiamo preso perché tutti i ragazzi delle scuole devono essere partecipi di questa, cioè devono capire l'importanza del verde, e anche perché noi siamo il futuro e abbiamo bisogno di una Lucera più pulita e più ricca. Che cosa hai imparato da questo progetto tu insieme agli altri ragazzi? Che anche collaborare è importante, poi cioè, soprattutto l'importanza delle piante, che possiamo evitare qualche maglietta in più. Domenico Martino è un maratoneta, quindi sicuramente sa quanto è importante avere un ambiente sano e pulito per essere anche in forma. Sì, infatti io ho scelto questo sport proprio perché
sono a contatto con la natura. E non lo so, potrei raccontare le mie esperienze appunto per far capire come sono arrivato a questa. Ad oggi sono, domenica scorsa ho fatto la 150esima maratona. All'inizio avevo paura di fare queste lunghe distanze. Ho iniziato con i 10 chilometri, 10 chilometri sono passati a 20, poi cioè, mi spaventava questa lunga distanza dei 42 chilometri. Oggi sono arrivato al punto di fare 24 ore su un circuito come questo della Villa, di un chilometro. Questo grazie appunto alla forza di volontà. Sicuramente è importante la forza di volontà. E sicuramente quali sono i benefici che può trarre una persona dal fare appunto sport all'aria aperta? Allora, appunto i benefici per me personalmente mi dà tutto. Io appunto facendo percorsi qua mi avvalgo proprio del paesaggio, di stare in mezzo alla gente. Cioè per me la corsa è tutto questo, non è la gara in sé per sé, ma è appunto conoscere gente, conoscere nuovi posti, nuova cultura, anche quando vado all'estero. Tutto qua. Sicuramente oggi dovrai trasmettere un messaggio importante ai ragazzi. Che cosa vorrai dire? Che appunto io con lo sport sono riuscito a fare tante cose. Allora non guardate appunto su questa, cioè facendo sport io sono riuscito ad ottenere quello che volevo, però nella vita è tutto sulla forza di volontà. Per fare qualcosa lo dovete fare con amore, qualsiasi cosa dovete essere fatto con amore. Io sono riuscito ad ottenere queste lunghe distanze. Laudato sia, Signore, te le tue creature, specialmente nel sollo frate sole, lo quale giorno e talumi noi per lui. Eterno e bello, e radiante, con grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sia, Signore, persona luna e le stese, in cielo formate, clarite e preziose e belle. Laudato sì, Signore, fecondo vento, et per aere, et numero, et sereno, et onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sospettamento. Laudato sì, Signore, verso l'acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sii, Signore, verso la nostra madre terra, la quale ne sostenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudate e benedicete il Signore, et ringraziate e serviatelo con grande umilitate. Salve a tutti, ai genitori, ai grandi intervenuti, vi ringraziamo della presenza. È difficile parlare in un contesto così ampio, comunque solo un momento, voglio ringraziare innanzitutto il sindaco Antonio Tutolo che ci mette a disposizione i contenitori della nostra città perché si possono fare questi eventi, altrimenti sarebbe molto difficile. Poi ringrazio il preside della scuola, del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Tommasone Alighieri che ha accettato questa proposta rotariana di condividere una giornata con tutti i ragazzi sull'ambiente. È ovvio che noi Rotari quest'anno una delle tematiche che stiamo trattando è proprio quello di tutelare e rispettare l'ambiente e abbiamo pensato nell'ambito di questo progetto organizzato per oggi di regalare degli alberi, degli alberelli al comune, alla nostra città perché
possano regalare gioia alla città e possono essere anche un simbolo di un futuro migliore, perché dalle loro radici sia i ragazzi che noi possiamo avere degli stimoli a fare meglio, a migliorare il futuro della nostra città, perché ci dobbiamo credere, è una città meravigliosa, abbiamo delle cose meravigliose, le dobbiamo tutelare, proteggere, e questo è solo un simbolo, certo non è un modo per cambiare le cose, ma è soltanto uno stimolo a tutti noi. Adesso procederemo con un momento, diciamo così, formale, perché abbiamo preparato un protocollo d'intesa. In questo protocollo d'intesa, sottoscritto da noi Rotari di Lucera, dal sindaco della città di Lucera e dal dirigente scolastica, che cosa abbiamo voluto suggellare? Una sorta di patto con cui noi Rotari abbiamo, con la collaborazione del Rotary e dell'Interact, abbiamo diciamo così, acquistato questi alberi, li abbiamo anche piantati a nostre spese e cura, e oggi li affidiamo al sindaco in nome e per conto della città di Lucera. Però vogliamo fare qualcosa in più, e spero che il sindaco non ce ne voglia. Vogliamo che questo patto tra noi e il sindaco non resti un patto meramente formale, ma abbiamo coinvolto tutti i ragazzi della quarta e quinta elementare dell'Istituto Tommasone, grazie alla collaborazione del dirigente scolastico, perché loro diventano i tutor di questi alberi. Il Comune di Lucera, in persona di Antonio Tutolo, sindaco pro tempore del Comune di Lucera, e l'Istituto Scolastico Comprensivo Tommasone Alighieri di Lucera, in persona del dirigente scolastico Bartolomeo Covino. Premesso che il Rotary Club di Lucera, in collaborazione con i club Rotaract ed Interact di Lucera, in data odierna per la giornata dell'ambiente quale service per il territorio, ha fatto dono alla città di Lucera, per la quale ha accettato il sindaco Antonio Tutolo, numero 33 piante, oltre ad una 34esima, offerta dal maratoneta lucerino Domenico Martino, intervenuto alla città. Cerimonia di consegna per una sua testimonianza sul valore e il rispetto della vita. Grazie. Tali piante, previo accordo ed autorizzazione dell'amministrazione comunale, sono state allocate nelle aiuole ubicate in piazza Falcone e Borsellino, antistante la biblioteca comunale ex convento San Pasquale. Ciò premesso, i sottoscritti, nelle rispettive qualità, addivengono la firma del presente protocollo d'intesa, con il quale il Rotary Club di Lucera consegna al Comune di Lucera, per il quale accetta il sindaco Antonio Tutolo, numero 34 piante che sono state allocate nelle aiuole ubicate in piazza Falcone e Borsellino, antistante la biblioteca comunale ex convento San Pasquale, consistenti numero 10 lecci, numero 12 cipressi e numero 12 ligustri. Il Comune di Lucera accetta il dono, prende in consegna le suddette piante e si obbliga alla loro cura e custodia secondo le regole del buon padre di famiglia e con modalità non inferiori a quelle normalmente adottate per le altre piante già esistenti in città. L'Istituto Scolastico Comprensivo Tommasone Alighieri di Lucera, limitatamente alle classi quarta e quinta elementare, sia dell'anno scolastico in corso sia per quelli a venire, si dichiara garante del patto di cui al presente protocollo di intesa, fino all'attecchimento definitivo degli alberi piantati ed oggi donati alla città di Lucera, nominando gli alunni che frequentano e frequenteranno le classi quarta e quinta della scuola elementare Tommasone tutori degli alberi, con l'impegno di analizzare periodicamente lo stato delle piante e relazionare sia al Comune di Lucera sia al Rotary Club dello stato di salute delle stesse, affinché gli alberelli oggi piantati possano diventare alberi per dare alla città aria più pulita ed un paesaggio più bello, con l'augurio che le loro radici possano essere di stimolo ai ragazzi per creare un futuro migliore. Lucera, 28 ottobre 2017. Passiamo alla firma. Thank you.
sindaco ha posto le firme, quindi può darci un saluto e raccontarci qualcosa. Intanto voglio ringraziarvi, voglio dire che probabilmente nel messaggio preciso di Offina probabilmente gli è sfuggito un piccolo dettaglio che mi permetto di aggiungere io. Non dovete venire qui soltanto a verificare se hanno attecchito e se vengono regolarmente innaffiate, ma soprattutto a controllare che non ci siano altri bambini che non abbiano rispetto di quello che voi oggi avete fatto. Una pallonata a una pianta di quella significa decretarne la morte. Buttare delle carte a terra significa rendere questa piazza, da una piazza accogliente, da una piazza bella, una piazza degradata, brutta, dove noi ci riuniamo e se è un ambiente pulito è decisamente più accogliente. Beh, questo lo possiamo fare soltanto noi. Colgo l'occasione, visto che parliamo di ambiente, per darvi una notizia. Il 20 di novembre scade un bando dei PSR, sono dei piani di sviluppo rurali finanziati con fondi europei. Il comune di Lucera candiderà un progetto per rimboschire questa parte che sta sotto il castello, che è stata completamente vandalizzata. Diventerà un bosco. Diventerà un bosco di cosa? Diventerà un bosco di noci e di ciliegie. Quindi saranno piantate 450 piante per ettaro di noci e ciliegie. Ne sono circa 6.000. Vi dico inoltre che sono di prossima scadenza altri bandi, sempre dei PSR, e interesseranno questa volta la pineta, quella che per anni è stata vandalizzata, è stata incendiata. Attenzione, erano tutti incendi dolosi, cioè qualcuno è andato lì e si è divertito a distruggere la vita vostra, il vostro futuro, perché noi più o meno siamo belli che andati. E voi, il vostro futuro, quello che probabilmente è più importante, quindi bisogna che ve lo curiate voi. Anche il bosco sarà interessato da un progetto di rimboschimento totale. Pensate che due anni fa, l'anno scorso, abbiamo tolto da terra 13.000 alberi morti. Morti non per cause naturali, ma perché qualcuno, ripeto, si è divertito. Il grande presidente del Rotary Club di Lucera è il sindaco. È un'opportunità questa che deve essere anche stimolo a riflettere in un contesto anche più ampio, che è quello educativo, proprio che fa parte della scuola. Quindi, diciamo, ragazzi, è un impegno importante quello che ci prendiamo, che ci viene dato e ci prendiamo con molto piacere. Dobbiamo prenderci cura nel tempo di questi 34 alberi. È stato appena firmato un protocollo d'intesa tra il Comune di Lucera e Rotary e l'Istituto Comprensivo Tommasone Alighieri per questi alberi donati alla città di Lucera, non solo per migliorare il verde pubblico, ma sicuramente per migliorare l'ambiente. E soprattutto spero per educare i ragazzi, molti ragazzi, troppi ragazzi che già sono abbastanza educati, ma ahimè ce ne sono moltissimi che invece non capiscono quanto sia importante tenere bene la propria città. Non danneggiare un albero significa vedere quel posto sicuramente meglio ornato, significa sicuramente meno degradato. Un posto con degli alberi ben tenuti, ben curati, non strappati, non incendiati soprattutto, non dobbiamo mai dimenticare quello che è accaduto al nostro bosco negli anni passati, interamente, quasi interamente distrutto. Adesso con dei progetti, con dei fondi PSR, quindi fondi europei, lo rimboschiremo tutto, ma spero che questo non sia soltanto un gesto così, tanto per ripiantarli, no? Poi tutti insieme dobbiamo curarlo e tenerlo vivo e fare da guardiani, cioè i ragazzi ci devono andare lì a passeggiare per evitare che i malintenzionati possano agire indisturbati.
sicuramente rimboschire le colline adiacenti la fortezza non è soltanto un modo per rifar vivere il verde pubblico, ma soprattutto per preservare l'integrità della fortezza stessa. Che cosa si sta facendo, visto diciamo, gli avvenimenti passati che hanno portato appunto il sindaco a fare delle dimostrazioni per salvare la fortezza? Beh, lì abbiamo avuto degli ottimi risultati, abbiamo avuto un finanziamento di 3 milioni di euro per mettere in sicurezza le fondamenta del castello, e forse la parte più importante è il finanziamento, perché poi può mettere in sicurezza le mura, ma se le fondamenta non... è come la metafora che utilizzo io, sai qual è? Avere una casa pericolante, puntellata, e cambiare il pavimento e il rivestimento nel bagno, mettere dei mosaici di bisazza nel bagno non ha senso se è la casa puntellata, quindi provvedi prima a sistemare le fondamenta. Noi abbiamo i soldi adesso sia per le fondamenta, quindi 3 milioni di euro per risolvere la frana del castello, e sia per la cinta muraria, 2 milioni di euro che sono stati finanziati da poco, dopo quella manifestazione che abbiamo fatto, dal Ministero. E quindi diciamo che per altri 800 anni almeno il castello, dopo questi lavori, potrà stare in sicurezza. Parliamo allora di tempi, quando sarà fatto questo? Ahimè, quella è l'unica parte che non mi compete, e quindi se io potessi fare qualsiasi cosa per velocizzare i tempi sarei la persona più felice di questo mondo, per ovvi motivi, perché vederli realizzati mentre tu sei sindaco sicuramente ti fa piacere, perché poi alla fine si vive di questo, noi ci nutriamo di questo, queste sono le gratificazioni, cioè vedere realizzate delle cose, però non dipende da noi, le gare le faranno altri, c'è da fare adesso la fase della progettazione, poi c'è da fare la gara, perché ci sono degli adempimenti burocratici che nessuno può eliminare. Io spero presto. Per quanto riguarda il castello sono fiducioso che non occorrerà molto tempo, perché non è una gara che farà il Comune, e siccome noi abbiamo tante da fare, perché stiamo avendo tantissimi finanziamenti, siamo un po' ingolfati con gli uffici, mentre la sovrintendenza so che lavora molto molto speditamente, e quindi la gara sia per la progettazione che per i lavori, penso, sono fiducioso che nel 2018 potranno cominciare i lavori addirittura. Presidente, è una giornata ricca, ricca non solo per quanto riguarda il nostro ambiente, ma soprattutto ricca di emozioni e ricca di insegnamenti per i ragazzi. Proprio così, infatti, è stata una giornata intensa, molto bella questa partecipazione entusiasmante sia degli insegnanti che abbiamo coinvolto, del preside della scuola media ed elementare, e dello stesso amministrazione comunale che, diciamo così, si è resa donataria dei nostri alberi. Insomma, una bella giornata, anche ricca di emozione, perché sicuramente i ragazzi con la loro spontaneità, con la loro semplicità ci regalano emozione, ma anche ci danno insegnamenti. Quindi oggi per me è stata un'educazione al contrario. Io oggi mi sono arricchita a livello umano ed è stata un'esperienza molto forte, molto bella.
Sicuramente il Rotary è proprio nella sua mission, quella di appunto arricchire sia per quanto riguarda la cultura della città ma anche, come in questo caso, gli arredi urbani. Allora, quali saranno i progetti futuri per avere ancora di più una città a dimensione Duomo? E diciamo che il Rotary ha nelle sue finalità precipue quello di essere un'associazione di servizio, oltre che culturale, perché ancor prima di fare un service c'è alla base un fatto culturale, perché la cultura che ci porta a scegliere, a fare il progetto. Quindi noi quest'anno abbiamo spostato il tema dell'ambiente, come anche in linea, in sinergia con il distretto, perché anche il distretto, il nostro governatore, che peraltro è un architetto paesaggista, ci tiene moltissimo a che noi, ciascuno nel proprio territorio, solleciti il rispetto e la cura per l'ambiente, perché tanto ce n'è bisogno. Noi oggi abbiamo solo voluto, con questo regalo, con questo dono degli alberi, essere solo uno stimolo per la stessa amministrazione, ma anche per i cittadini, e per far capire che un albero è vita, è una cosa importante, va quindi rispettato, e anche in fondo per trasmettere ai ragazzi la speranza che se tutti insieme, ecco, le associazioni, l'amministrazione e la società civile lavoriamo in sinergia, possiamo regalare un futuro migliore a noi stessi e ai nostri figli, alle nuove generazioni. Per quanto riguarda i progetti, bene, abbiamo tantissimi, comunque sono progetti di natura culturale. Io sono, come dire, nella materia giuridica e quindi ho trattato già dell'etica nelle professioni, ma prossimamente tratteremo della Costituzione. Infatti il titolo del prossimo evento saranno le parole della Costituzione, che affideremo ad un professore costituzionalista dell'Università di Salerno, e anche quello sarà un progetto con la scuola, cioè la mattina faremo questo progetto, questa conversazione tra i ragazzi e questo professore a scuola con la ragioneria, e poi la sera il professore si intratterà con noi adulti al Circolo Unione per parlarci un po' della Costituzione, della sua attualità. E poi più là avremo ancora tanti progetti, di cui per il momento, diciamo, per anche in maniera scaramantica, però molta attenzione alla nostra città, molta attenzione ai service. Stiamo facendo service per il nostro territorio, ma anche per chi è meno privilegiato di noi, meno fortunato, per altri paesi. Poi alla fine dell'anno vi, diciamo così, vi renderemo conto di tutto quello che anche con sacrificio stiamo facendo. Grazie.